Sottoposto ad intervento chirurgico, il peggio è passato e le sue condizioni sono stabili. Lo ha scritto anche su Facebook, ringraziando tutti coloro che lo hanno soccorso. Brutta esperienza, quella del 24enne GS di Fossa Cesia, che venerdì pomeriggio in località Fuggitella è rimasto seriamente ferito all'addome. Il giovane stava giocando col pallone in acqua con gli amici vicino alla riva. Avevano piantato dei pezzi di legno nella sabbia per delimitare lo spazio delle porte, quando durante il gioco il giovane è caduto accidentalmente su uno dei paletti. Il pezzo di legno gli si è conficcato sul fianco sinistro. Soccorso dai bagnini che hanno postazione a pochi metri dall'accaduto, il ferito è stato prima stabilizzato dai medici del 118, quindi trasferito in eliambulanza all'ospedale di Chieti. Sempre cosciente, poi è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Luca Camaioni, responsabile della Compagnia del Mare, è intervenuto immediatamente per dare i primi soccorsi. C'era un gruppo di ragazzi che stava giocando in acqua, avevano messo delle canne per delimitare la porta e un ragazzo, mentre stavano giocando, è ricaduta su una canna che gli si è infilzata a un fianco. Siamo intervenuti subito noi, eravamo già presenti qui con un bagnino. È intervenuto l'altro bagnino in affiancamento, più un ragazzo che lavora sempre con noi, con la nostra società, che stava qui al mare. Le prime cure sono state fornite da noi. C'era una ragazza del 118 che è intervenuta subito, anche lei. Abbiamo chiamato il 118, è arrivata l'ambulanza. Poi il dottore dell'ambulanza ha deciso di far intervenire l'eliambulanza ed è arrivato anche l'elicottero. Il ragazzo era cosciente, Il ragazzo era cosciente, gli sono state fatte tutte le dovute cure qui sul posto e poi con l'ambulanza, una volta entrati sulla pista ciclopedonale, è stato portato vicino alla stazione dove è stato fatto salire sull'elisoccorso. Tanta paura anche per i ragazzi che erano qua perché comunque anche una spiaggia frequentata soprattutto da bambini, si sono visti arrivare l'elicottero.